Ton 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 ton. Salve a tutti, o nostri affezionatissimi e rari amici. E benvenuti a questa nuova dibattito. Questo dibattito, sì, Shining. Di Shining versione estesa. Che abbiamo visto al cinema, cos'era il 31 agosto? 31 ottobre. Quello di Ritorno a Futuro. In realtà non è versus perché Doctor Sleep lo facciamo nell'altro episodio. Ah, ok. Pensavo. E, non so, questa versione estesa che durava ben quanti due minuti ore e in mezza. Più? No, durava 40 minuti in più. Non so, questa versione estesa secondo me non è stata una grande cosa. Trovata, dici? Cioè, le scene in più non, onestamente in realtà, non... solo per l'Italia, diciamo per l'Europa sono scene in più, perché per tutto il mondo il film era è sempre stato quello come l'abbiamo visto. Quindi a noi ci hanno venduto come versione estesa una roba che loro conoscevano già come esatto, versione normale, esatto, ok? Esatto. E forse ho capito perché alla gente non piace ad alcuni... Shining in America. Perché? Ho capito. Eh sì, ho capito, perché loro vedevano la versione estesa, noi che abbiamo visto sempre la versione quella tagliata europea ci piace un sacco. Perché come stavamo dicendo in albergo, alcune scene sono ripetitive. Sì, in effetti soltanto tre si salvano di tutte le scene che hanno aggiunto, in realtà più che scene aggiunte sono scene allungate, cioè sì, sono estesi, scene che infatti extended che non aggiungono niente al film, alla storia. A te è piaciuto? Shining Extended. Sai quello lì dell'albergo, del tipo che impazzisce? Ah, sì. Il bambino che fa sì, così. Sì, dai, sì. Diciamo che non è brutto perché il film comunque è un capolavoro. Sì. Però le scene estese mi sono sembrate un po' pacchiane. Tanto è vero che mi hanno fatto passare la voglia di comprare il DVD e il Blu-ray che tanto non esce. Adesso hai il lettore Blu-ray qui. Sì, ma non mi... DVD. Quindi. Sì, ma non mi compro Shining, cioè mi compro... qualcos'altro. A parte che non voglio convertirmi al Blu-ray, voglio resistere. Alla fin quando sarà possibile cercherò di resistere. Cosa possiamo dire? Il film chiaramente è bello, non è che si può dire nulla. E niente, forse conviene parlare anche di Doctor Sleep perché sì, sennò abbiamo già finito, siamo a 2 minuti e mezzo, vabbè niente. Doctor Sleep è stato una pessima idea. Sì, Doctor Sleep sarebbe il sequel di Shining. Ma è stato King a scrivere il libro, sì. Quindi il regista ha dovuto soltanto fare quello che c'era scritto nel libro. Sì, ma il sequel fa abbastanza, che insomma non è una cosa bellissima. Solo l'ultima parte nell'Overlook un pochino si salva, dai. Sì, ma si salva perché è fanservice, cioè tu sì. Rivedi l'Overlook, ti piace. Vedi Jack Torrance, vedi... Ma in realtà tutto l'impianto del film non regge, cioè ci sono... Tra l'altro non so a te, ma durante le scene in cui loro uccidevano... Bambini, intanto c'era una crudeltà visiva non richiesta e non... Non so, però c'era quest'audio, non so se hai sentito, che c'era sempre questo battito cardiaco di continuo nel film. Vabbè, ma quello era perché volevano rendere ancora più drammatica la scena. Però a me veniva ansia a sentirlo. No, io quello che ho visto è che le scene di uccisione erano veramente troppo cruente, anche oltre il limite. C'era del... troppo sangue, dici tu? No... Io avrei evitato di mostrare i bambini torturati col sangue che usciva fuori, sì. Eccetera, perché una volta che tu mi fai vedere il bambino legato, loro che si avventano sopra, sì. E poi l'immagine che va sull'ombra della scena, tu mi hai già fatto capire che il bambino stanno mangiando, è inutile che poi stacchi e mi fai vedere il bambino pieno di sangue ma maciullato, cioè, ma... è proprio un dettaglio macabro che sfiora quasi la pedofilia,
che non ha senso, cioè non... Ma in un certo senso, non so se hai notato, all'inizio con lei che è quella là, cross cilindro, che la vede la bambina sul lago. Che l'avrei presa a schiaffi ogni bambina. Momento, no, il ross cilindro. Sì, quella è un po' acida. Proprio è fastidiosa, cioè non è neanche cattiva, proprio la vorresti prendere a schiaffi, cioè... Sì, cioè quella faccia un po' da schiaffi lei. Però dicevo, quando approccia con la bambina, sembra quasi Pennywise, non so se... Sì, beh, ma quello è normale, chiaramente, se poi deve mangiarsela, è chiaro che deve... Non è che se ne mangia, cioè loro... Deve ciucciarsela. Sì, devono aspirare il vapore vitale, una roba del genere, insomma. Quindi pensa quando, quando i bambini hanno la bronchite, il catarro, no? Mm. Aspirati il loro vapore, ti prendi tutta lo schifo. Fanno un aerosol di gente, sì, sì. Quelli lì, praticamente. Tra l'altro hai visto che c'era il gigante di Twin Peaks, no? Sì, sì, ho visto. Che moriva, poverino. Che poi, vabbè, anche lì, boh, non lo so, a me il film proprio non mi ha detto niente, non lo so, non... Io l'ho visto troppo Avengers, perché si sacrifica Danny. Spoiler! Danny sì. Muore. Beh, sai che spoiler. Muore anche l'Overlook Hotel, muore. È vero, lo danno a fuoco come nel romanzo originale di Shining, che quindi viene dato fuoco. Non ci sarà Shining 3. No, secondo me sì. Ma ci sarà Doctor Sleep 2, secondo me. Ma ci potrebbe essere l'Overlook Hotel contro la casa maledetta. Contro la casa. Contro la casa. Fanno l'Avengers con gli immobili. Con gli immobili. Sai che figata? Overlook Hotel vs la casa. Che poi Evil Dead. La morte maligna. Beh no, non c'è molto da dire purtroppo, perché sì, alla fine sia quello che quell'altro non c'era molto. Sì, diciamo che Shining è comunque un capolavoro, ma la versione estesa non ha esteso un granché. Cioè sì, ha esteso quello che c'era, però ecco, se vogliamo parlare di una cosa, non mi è piaciuto il fatto che hanno... Vabbè, sì, hanno usato altri doppiatori italiani, però si sente troppo il distacco. Perché cioè, vabbè, hanno riusato Giancarlo Giannini, ma si sente che è più vecchio. Vabbè. Ma lo so, però dico. Poi anche con la computer grafica che hanno, potevano anche fare che Jack Torrance riusassero la computer grafica e usassero Jack Nicholson. L'hanno fatto con Tarkin, governatore Tarkin. Oppure che usassero scene del primo film, potevano no, anche mi farlo. Sa di no, perché non avevano i diritti, mi sa. Non lo so, secondo me... Nonostante sia considerato un seguito ufficiale, non avevano i diritti del primo Shining, non so perché. Cioè, secondo me è strana sta cosa che hanno voluto rifare... le scene del primo film con altri attori. Vabbè, e... ma sono pochissimi, sono due o tre. Ma quelle due o tre fanno schifo, cioè... Vabbè, però le gemelle non ci fai tanto caso, assomigliano un po'. Sì, ma per esempio la scena in cui compare Lloyd, che c'è Jack Torrance, dovrebbe comparire Lloyd, non Jack Torrance. Vabbè, forse nella mente di Danny Lloyd lo vedeva come suo padre. Però sì, diciamo che se la sono salvata dicendo che era tutto un trip mentale, quindi alla fine te lo immagini un po' come vuoi tu. Quindi niente ragazzi, Shining 2, se non lo facevano era anche meglio. Shining 1 in versione estesa non ha esteso il nostro interesse, almeno il mio. Sì, nemmeno il mio. Il tuo, Luigi? Per quanto riguarda Doctor Sleep o Shining? Shining. È la versione estesa? Sì. Io preferisco sempre quella che ho visto un anno fa. Quindi... La versione quella europea. Quindi... Senza le scene aggiunte. Quindi non ha esteso il tuo interesse? No. Vabbè, quindi ragazzi, anche questo dibattito è finito. Sì. E come sempre ricordatevi che se qualcuno vi chiede se siete un dio, voi dovete dire sì. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. E se vi capita controllate se il bagno è pulito. Sempre. Sempre. Ciao, ciao. Ciao.